Un sodalizio culturale tra due dei più grandi artisti austriaci, da sempre legati al capoluogo partenopeo, le opere di Hermann Nietzsche e le creazioni di Christian Ludwig Tersey dal 1 dicembre saranno esposte al Castel dell'Ovo nella mostra Duetto per Napoli, un confronto sul filo dell'amicizia tra due artisti che dialogano con una complementarità di linguaggi. I sensi predominano attraverso il corpo e la pittura nelle opere di Nietzsche, noto esponente dell'azionismo viennese, che a Napoli nel 2009 ha trovato la sede ideale per il suo museo. Predilige invece la musica a Tersey per affermare la vitalità dell'arte e una rinnovata energia della creazione. La loro amicizia risale a più di 50 anni fa, in seguito all'evoluzione, diciamo, dell'arte viennese, e l'invito è giunto dal sindaco, che loro ben volentieri hanno accettato, e quindi la prima mostra insieme all'estero. La sua storia con la città di Napoli, che è iniziata tanti anni fa, tanti decenni fa, era tirato dagli affreschi della stazione zoologica Dorum, i famosi affreschi, ovviamente era tirato dai discorsi di Goethe, che per la città di Napoli ha fatto una sorta di propaganda durata nei secoli. Però il suo desiderio è sempre stato quello di non fare soltanto il turista a Napoli, ma di poter lavorare a Napoli. La mostra è organizzata dalla Fondazione Morra con il sostegno e il patrocinio del Comune ed è curata da Achille Bonito Oliva. Le 60 opere dei due maestri resteranno in esposizione al Castel dell'Ovo fino al 1 marzo 2014. I due più importanti artisti contemporanei austriaci, ma che vanno molto al di là dell'Austria, Tersey e Nietzsche, l'abbiamo fortemente voluta, sarà qui a Castel dell'Ovo e noi siamo veramente onorati e orgogliosi di poterlo ospitare nella nostra città, quindi un'esplosione di creatività a Napoli in questo periodo di rilancio della città. L'inaugurazione sarà preceduta da un concerto presso il Teatro di Corte di Palazzo Reale stasera, venerdì 29 novembre alle 19:30, con una partitura inedita dedicata per l'occasione agli artisti.